una grandissima, bella iniziativa che va a merito dell'amministrazione comunale di Pontremoli, che da tempo, da sempre persegue la valorizzazione culturale di questo territorio. Ringrazio quindi l'amministrazione e ringrazio voi tutti per questa straordinaria, bella iniziativa. Grazie. Prima della nostra amministrazione, l'assessore Rapetti con la sua giunta, con tutta l'amministrazione, aveva fatto questa scelta, quindi erano stati intercettati, così si dice in gergo, i finanziamenti, pari mi sembra 1,5 milioni più o meno, per la realizzazione di questa importante opera. Quando siamo arrivati noi nel 2011 abbiamo cominciato a fare i conti con quello che era la fase progettuale, perché in quel momento c'era un progetto preliminare, e da quel momento in poi ci sono stati davvero tanti incontri, tanti momenti di negoziazione, perché non è stato assolutamente semplice né definire le modalità della progettazione né la progettazione stessa, e neppure appunto poi tutto quello che sono le parti burocratiche che gli amministratori conoscono benissimo. Quindi il primo grazie va davvero a chi i fondi è riuscito a intercettarli. Il secondo grazie va alla Regione Toscana con tutti i suoi uffici, e dico questo perché oggi sono venuti tutti e tre i dirigenti che nell'arco di questi anni si sono avvicendati per la gestione dell'ufficio competente: l'architetto Gregorini, il dottor Ravenni, la dottoressa Salvestrini. Un applauso a loro, perché sono stati veramente, non li vedo ma so che ci sono dei visti prima. Dove siete? C'è talmente tanta gente che non riesco più a intercettarli. Sono stati veramente non solo professionisti, non solo vicini a Pontremoli, ma hanno avuto la capacità di studiare volta per volta, di fronte ai singoli problemi che si presentavano, di studiare le soluzioni. Ovviamente l'altro grazie va all'ufficio tecnico di Pontremoli, l'ingegnere Roberto Bertolini, il geometra Vilmo Giuli, sono stati i due artefici per quanto riguarda la parte locale, ed hanno saputo muoversi con grande maestria in tutto questo processo che è stato, ve l'ho detto, molto molto complesso. La ditta Ambrogetti, che ho visto avvicinarsi prima, il signor Ambrogetti, l'ho visto, adesso non lo vedo più, eccolo lì, eccolo, lui si avvicini perché un grande applauso va a lei, è il titolare della ditta che 3 anni fa ha vinto l'appalto, era un progetto, era un bando integrato, quindi venga, venga signor Ambrogetti, venga, si faccia vedere, perché davvero ha avuto, come dire, la professionalità ma anche la forza di portare avanti questo progetto che, ripeto, ha avuto tanti momenti critici perché non riuscivano a tagliare la roccia, tanto era dura, e se non erro avete dovuto fare un macchinario, costruire un macchinario apposta proprio perché non riuscivano a tagliare la roccia. Quindi insomma, questa è la temerarietà, la professionalità della ditta, e insomma davvero grazie per averci portato a questo grande risultato. Io stavo aspettando a fare gli altri saluti ufficiali, a che arrivasse il sottosegretario, però io mi sento in difficoltà perché è come se sta arrivando, speriamo. Allora, dico l'ultimo pezzettino allora delle cose che vi volevo dire io, e poi dopo introduco tutti i nostri ospiti eccellenti. Questa opera che abbatte davvero le barriere architettoniche, perché ci permette di arrivare senza fatica all'altezza del castello di Chiagnaro, ovviamente porta retro, è composta da una galleria di 80 metri e da un ascensore, in verità sono due, che salgono per 40 metri. Ora, questi 80 metri, ipotizzando che il turista che arriva sia così molto, diciamo poco a conoscenza della nostra storia, sono un'occasione ghiotta per capire cos'è Pontremoli, per capire chi è Pontremoli, per capire che cos'è la storia di Pontremoli. E allora un comitato tecnico-scientifico composto dal professor Paolo Lapi, dall'architetto Enrico Cibei, dall'architetto Ramona Martinelli e dall'architetto Mauro Lombardi si è inventato un percorso storico che oggi vedrete al 50%, perché è un lavoro molto lungo, ma insomma lo vedrete, ed è una pannellistica che permetterà ai turisti, oltre che a noi tutti, di poter avvicinarsi all'ascensore accompagnati dalla storia di Pontremoli, ma una storia molto, molto fatta di immagini, molto fatta di simboli, quindi comprensibile anche da chi magari non è italiano,
con una bellissima linea del tempo che attraverso citazioni di coloro che nell'arco dei secoli, a cominciare da Sigerico, hanno parlato di Pontremoli per arrivare a Oriana Fallaci, hanno lasciato testimonianza in vari scritti. Quindi questo percorso ci accompagna e ci conduce verso, verso l'ascensore. Abbiamo voluto poi costellare questo luogo, che ripeto è molto lungo, con delle teche. Le abbiamo pensate per esporre prodotti, per esporre mostre fotografiche, e in questo momento trovate delle fotografie fatte da un nostro originario lunigianese, abita a Londra, si chiama Adrian Pini ed è un fotografo professionista che in un momento di ferie a Pontremoli ha fatto questi scatti. Quindi all'interno delle teche trovate questi scatti. Nelle ultime quattro teche troverete invece il lavoro fatto dai ragazzi del liceo Vescovile Don Marco Mori di Pontremoli nell'ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro nella primavera 2017 e le rivisitazioni di un giovanissimo artista di Pontremoli, un ragazzo di 17 anni, Leonardo, bravissimo nella sua capacità artistica di rappresentare e rivisitare le statue stele. Troverete anche delle fotografie fatte da una di queste ragazze e poi i brani che adesso verranno poi ad essere anche loro esposti. Trovate i prodotti tipici di Pontremoli e il tutto ovviamente sarà completato con altri pannelli, però credo che già questo 50% di lavoro fatto vi possa dare l'idea di quello che è questa galleria. Il presidente della provincia di Massa Carrara, che ci ha fatto il piacere di essere presente, presidente della provincia di Spezia, quindi allarghiamo i nostri confini perché giustamente dobbiamo interagire con il nostro territorio, i sindaci, il sindaco di Filattiera, il sindaco di Fivizzano, il sindaco di Bagnone, il rappresentante del comune di Mulazzo, Fugge la presidentessa dell'Istituto di Valorizzazione dei Castelli, e poi l'associazione, dov'è la presidentessa dell'associazione dei Giacomo Perfigli, si l'ho visto, Giacomo Perfigli in rappresentanza appunto delle persone disabili, perché ecco la signora, ci permetterà e farà in modo e maniera di testare per tutti l'accessibilità al castello anche per persone con la carrozzella.